Immaginatevi di essere seduti su una sedia della vostra bellissima sede all'università a dare l'esame di fisica 1, magari, e vi capita questo problema. Prendete l'asse Y, ci mettete nel punto A un corpo di massa M e poi supponete che ci sia, o meglio è il problema supporlo, che ci sia un campo di forza F con una forza F di intensità pari a meno K fratto Y alla P più 1 con K e P costanti maggiori di 0. Qui abbiamo la nostra bellissima origine e ci chiede in quanto tempo il corpo arriverà all'origine, quindi qual è il tempo T uguale a T maiuscolo entro il quale il corpo appunto arriverà all'origine. Come fare? Il problema di per sé sembra abbastanza semplice, ma in realtà poi finisce su qualcosa che semplice non è. Però naturalmente, come ogni esercizio di dinamica, di fisica classica, insomma, si parte sempre da un'equazione, purtroppo, o per fortuna, che è F uguale a M per A, per l'appunto. Quindi usiamo questa equazione. Ora, scriviamo l'equazione di Newton come F uguale a M per la derivata della velocità rispetto al tempo. Ora utilizziamo la regola della catena, o c'è il rule in inglese, ma non credo che ci siano inglesi, quindi lo scriviamo come derivata della velocità rispetto alle y per la derivata delle y rispetto al tempo. Ora, per piacere dei matematici, non semplifichiamo i differenziali, ma notiamo semplicemente che la derivata delle y rispetto al tempo è la velocità. Quindi questa cosa sarà uguale a m per v per la derivata delle velocità rispetto alle coordinate y. Ma ora, grazie al problema, ce lo dice lui, sappiamo che questa forza è anche uguale a meno k fratto y alla p più 1. Perfetto, quindi ora di fatto risolviamo un'equazione differenziale che è questa. M per v per la derivata delle velocità rispetto alle y uguale a meno k fratto y alla p più 1. Portiamo il dy dall'altra parte e in questo modo diventa, e semplifichiamo anche la massa, quindi diventa v in dv uguale a meno k fratto my alla p più 1 in dy. Ora risolviamo questa equazione integrando in questo modo, quindi qui avremo un mezzo v al quadrato. Da questa parte invece, risolvendo l'integrale, portiamo meno k fratto m fuori. Dall'altra parte invece che cosa abbiamo, o meglio dentro l'integrale cosa abbiamo? Abbiamo 1 fratto y alla p più 1, che sarebbe però y alla meno p meno 1. E questo che cosa sarebbe quindi? Sarebbe y alla meno p fratto meno p, quindi in totale diventa nel complesso più, e qui m per p per y alla p, risolvendo un'integrale assai banale comunque, più C, che è la costante appunto perché comunque abbiamo fatto un integrale indefinito, non scordiamocela. A questo punto però dobbiamo trovarcela questa costante qui. Come ce la troviamo? Notiamo semplicemente che per y uguale ad a, e cioè il punto in cui il mio corpo parte, ovviamente a velocità uguale a 0. Quindi andiamo a prendere queste due informazioni, le mettiamo dentro questa equazione e abbiamo quindi 0 uguale a k fratto mp per a alla p. Quindi questo lo portiamo dall'altra parte, diventa che c è uguale a meno k fratto, o meglio, attenzione, in realtà c'è anche l'un mezzo, quindi qui avremo sostanzialmente, moltiplichiamo tutto, se togliamo insomma il 2 moltiplicando diventa 2k e 2c, però comunque poi portiamo questo dall'altra parte, il 2 si semplifica di nuovo, quindi diventa meno k fratto m per p per a alla p. In questo modo l'espressione della velocità v al quadrato sarà che cosa? Sarà 2k fratto mp per y alla p meno 2k, perché comunque il 2 c'è sempre, fratto mp per a alla p. Ora, questa espressione, in questa espressione abbiamo 2k fratto mp che è uguale, quindi cosa facciamo? Raccogliamo. Ottenendo questa espressione, ora possiamo esplicitare la v come derivata delle y rispetto al tempo, in questo modo, ovviamente elevato al quadrato. Quindi, a nostra volta, ci esplichiamo il delta t, scambiamo, facciamo l'inversione e facciamo la radice quadrata e quindi in questo modo abbiamo sostanzialmente che dt è uguale a più o meno la radice di mp fratto 2k per
dy, perché comunque abbiamo moltiplicato, poi fratto la radice di 1 fratto y alla p meno 1 fratto a alla p. Anche qui possiamo notare che cosa abbiamo. Abbiamo comunque un'equazione differenziale alle variabili separate. Quindi integriamo, però questa volta non integriamo con un integrale indefinito, diciamo. Noi sappiamo che il nostro corpo parte da a per arrivare a 0. Quindi rispetto alle y possiamo integrare da a a 0, perché il percorso è quello. E lo fa in un tempo t uguale a t. Quindi integreremo da 0 a t. Ok, e quindi da questa parte ci esplichiamo proprio la nostra t. Da questa invece ora bisogna risolvere un attimino questo integrale. Portiamo prima di tutto fuori questo radicale, che comunque non è espresso in funzione della y. Abbiamo quindi che t grande, quindi già ce lo stiamo esplicitando, è uguale a che cosa? Allora, più o meno radice di mp fratto 2k per l'integrale da a a 0 di questa cosa qui. Ora, qui abbiamo però questo radicale. Quindi prima di... vabbè, qui bla bla bla, la stessa cosa. Vediamo un attimo però come, quindi virgola, come trasformare questo radicale. 1 fratto y alla p meno 1 fratto a alla p. Allora, se ci calcoliamo, il minimo comune multiplo diventa a alla p per y alla p, a alla p meno y alla p. Vabbè, sotto radicale naturalmente. Una volta fatto questo, però, noi possiamo spezzare di nuovo la radice. In questo modo diventa la radice di a alla p fratto a alla p y alla p meno y alla p fratto a alla p y alla p. Ora, qui non c'è una regola precisa per cui io sto facendo questi calcoli, è solamente cercare di abbellire e eliminare qualcosa di scomodo dell'integrale. Quindi, quello che possiamo fare qui è semplifichiamo questi due. Li semplifichiamo perché? Perché così ci lasciamo solamente la a alla p, che comunque non ha niente a che fare con il differenziale di integrazione rispetto al quale stiamo integrando. Quindi otteniamo in questo modo a alla p fratto alla p per y alla p meno 1 fratto alla p, e ci raccogliamo la a alla p sostanzialmente. 1 fratto a alla p. Raccogliendoci 1 fratto alla p, questo diventa radice quadrata di 1 fratto a alla p per a alla p fratto, questo tra parentesi, a alla p fratto y alla p meno 1. Ora, la radice, siccome la radice di un prodotto si può spezzare, e otteniamo in questo modo il termine radice di 1 fratto a alla p, che è il primo termine, e il secondo termine a alla p fratto y alla p meno 1. Ricordiamoci che tutto questo è sotto radice, è al denominatore, quindi vediamo cosa succede. Diventa in questo modo dy fratto radice di 1 fratto a alla p per la radice di a alla p fratto y alla p meno 1. Ok. Ora però questo qui è come se fosse un 1, quindi possiamo anche spezzare qui la frazione, 1 fratto radice di 1 fratto alla p, no? Quindi razionalizzando, o comunque notando che questa cosa qui è uguale di fatto a questo, perché comunque sopra abbiamo la 1, quindi è sempre radice, e questo sarebbe radice di questo, quindi abbiamo razionalizzato di fatto, la radice... appunto ci esce solamente questo termine, che è radice di a alla p sopra però al numeratore, quindi in sintesi questo integrale diventa questo. Perfetto, dobbiamo aggiungere anche gli estremi di integrazione, quindi abbiamo l'integrale da a alla 0 di questa roba qui. Non è cambiato tantissimo, questo qui lo possiamo portare fuori comunque, e ora possiamo però esplicarci in maniera un pochino più evidente un tipo di sostituzione, che è praticamente, qui abbiamo, no, radice di a fratto y alla p meno 1. Questo qui, la base della potenza piesima, possiamo trasformarcela in un'altra funzione, ecco. Però io direi di fare questo, non tanto a fratto y uguale a una u, ma più y fratto a, perché così la relazione è di proporzionalità diretta tra le due variabili y ed u. Ecco, quindi applichiamo questa
sostituzione. La, vabbè, questa qui la portiamo già fuori, quindi diventa più o meno radice di mp fratto 2k per a alla p mezzi per integrale da 1 a 0. Perché? Perché quando la y è uguale ad a, la u diventa uguale a 1, no? A fratto a. 0 rimane 0 perché quando la y è uguale a 0 diventa u anche 0, anche u diventa 0. E il dy invece, il dy, cosa succede al dy? Beh, noi possiamo scrivere prima di tutto che y è uguale a u per a, giusto? Quindi in questo modo cosa avremo? Dy sarà uguale a a in du, semplicemente. E quindi, perché è come se avessimo derivato, no? La sostituzione, semplicemente. Quindi, a questo punto, qui abbiamo a fratto radice di 1 fratto u alla p meno 1 in du. Perfetto. Vedete qui 1 fratto u alla p, perché comunque qui era a fratto y, ok? Quindi ora abbiamo questo nuovo integrale. Vediamo come risolvere questo di integrale, perché comunque sì, abbiamo applicato la sostituzione, ma non abbiamo risolto granché comunque. Ora, otteniamo questo integrale. Facciamo un po' quello che abbiamo fatto prima. Prima avevamo sempre un, diciamo, delle frazioni in un radicando al denominatore, abbiamo fatto minimo comune multiplo, facciamolo anche qui, e quindi otteniamo in questo modo, abbiamo 1 fratto u alla p meno u alla p fratto u alla p, che sarebbe quindi 1 meno u alla p fratto u alla p. Però questo è 1 fratto u alla p per 1 meno u alla p, tra parentesi. Tutto sotto radice lo consideriamo, quindi spezziamo di nuovo la radice. Prendiamo solo il pezzo radice di 1 fratto u alla p, questo qua, però ricordiamo che è tutto al denominatore, quindi avremo 1 fratto radice di 1 fratto u alla p. Vabbè, c'è il de 1 naturalmente, ma fa niente, quello lo mettiamo via dalla frazione. E questo sarebbe di nuovo radice di 1 fratto 1 fratto u alla p, che sarebbe radice di u alla p. Quindi l'u alla p lo portiamo sopra. In questo modo l'integrale diventa questo. La situazione sostanzialmente è parallela a quella di prima, solamente che questa volta l'u alla p mezzi non possiamo portarlo fuori dall'integrale, perché comunque è funzione della variabile rispetto alla quale stiamo integrando. Quindi cosa facciamo adesso? Beh, applichiamo un'altra sostituzione, quindi proprio continuiamo come abbiamo fatto prima, due sostituzioni. Quindi la sostituzione che applichiamo stavolta è x uguale ad u alla p. In questo modo gli estremi rimangono gli stessi, perché quando u è uguale a 1, x è uguale a 1, e quando u è uguale a u a 0, x è uguale a 0. Per quanto riguarda il differenziale, beh, integriamo la x rispetto alla u. In questo modo diventa p per u alla p meno 1, ma questo sarebbe uguale a p per u alla p fratto u. Ma questo, per ora trovare il du, perché comunque noi cosa vogliamo fare? Vogliamo esplicarci il du in funzione del dx. Invertiamo tutto, quindi diventa du uguale a u per dx fratto p per u alla p. Ora però, in funzione della sostituzione stessa, questo qua è uguale a questo. U sarebbe x alla radice piesima, insomma, di x. Poi ci mettiamo il dx, p per x, appunto. Quindi poi questo qua può anche diventare x alla 1 fratto p meno 1. Ma comunque, prendiamo di nuovo il nostro t, quindi avremo più o meno radice di mp fratto 2k per a alla p mezzi più 1 per integrale da 1 a 0. Di che cosa? L'u alla p mezzi con la sostituzione che cosa diventa? Diventa x alla 1 mezzo. Poi abbiamo però anche tutto sto differenziale, cioè il du che sta qua, dobbiamo sostituirlo con questo. Quindi ci mettiamo più 1 fratto p meno 1, ok? Qui cancelliamo. Il meno 1 è dovuto al fatto che sotto c'era un'altra x. Ora rimane p per la radice di 1 meno x. E ok, ci siamo. Qui un mezzo meno 1 diventa meno un mezzo, ora lo scriviamo. L'1 fratto p lo portiamo fuori, ma cosa abbiamo portandolo fuori? Abbiamo mp fratto 2k per 1 fratto p, giusto? Ora però, attenzione a questa cosa. Se io mi spezzo questa radice, siccome è un prodotto comunque sempre,
La spezzo avendo radice, radice di m fratto 2k per radice di p fratto p. Questo è il risultato della razionalizzazione di questo 1 fratto radice di p. Quindi questo coso qui, 1 fratto radice di p, possiamo metterlo dentro la radice e diventa così radice quadrata di m fratto 2k per p. Per quanto riguarda invece il più o meno, noi poniamo t comunque maggiore di 0, naturalmente, parliamo sempre di fisica classica, non facciamo cose strane, e quindi abbiamo che mettiamo solo il più, togliamo il meno e quindi invertiamo anche gli intervalli, gli estremi, quindi facciamo l'integrale da 0 a 1. Bene, in sintesi otteniamo questo. Radice quadrata di m fratto 2kp per a alla p mezzi più 1 per l'integrale da 0 a 1 di x alla 1 fratto p meno 1 mezzo per dx fratto radice di 1 meno x. Ovviamente 1 fratto p meno 1 mezzo è tutto l'esponente. Qui questa radice, magari per cercare di fare qualcosa, potremmo scriverla come 1 meno x alla meno 1 mezzo. Ma il problema è che arrivati a questo punto, di fatto, non possiamo fare nient'altro di particolare. Potremmo provare un'integrazione per parti, ma vi consiglio sempre, quando poi arrivate a integrali un po' strani, di non addentrarvi in operazioni macchinose e calcolose come l'integrazione per parti o gli altri metodi classici standard, perché rischiano di portarvi al niente praticamente. Quindi lì bisogna essere semplicemente esperti. Quello che possiamo fare qui, i trucchetti che possiamo fare qui, è semplicemente chiamare delle funzioni, nostro aiuto, delle funzioni speciali, funzioni particolari. La funzione che utilizziamo è questa, la funzione beta di Eulero. È una funzione a due variabili reali, poi ci sono le dovute generalizzazioni, ma comunque integrale da 0 a 1 di x alla m meno 1 per 1 meno x alla n meno 1 in dx. Questo è l'integrale. Quello che possiamo fare qua, che cos'è? Col nostro di integrale. Beh, di fatto ce l'abbiamo le cose, abbiamo un x, non ci interessa m-1 elevato a un qualcosa, per un 1-x elevato a un qualcosa. Nello specifico i nostri esponenti sono questi. Abbiamo x alla 1 fratto p meno 1 mezzo per 1-x alla meno 1 mezzo. Quindi abbiamo m-1, che è l'esponente della x nella funzione beta, è uguale a 1 fratto p meno 1 mezzo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che m è semplicemente uguale a, quindi, 1 fratto p più 1 mezzo, portando l'1 dall'altra parte. N meno 1 è invece uguale a meno 1 mezzo. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire quindi che n è uguale a 1 mezzo, semplicemente, perché meno 1 mezzo più 1, quindi 1 mezzo. In questo modo, la nostra funzione beta, nell'esempio del problema, è valutata in m uguale a 1 fratto p più un mezzo ed n uguale a un mezzo. Quindi, in sintesi, la nostra t, il nostro periodo, può essere scritto utilizzando la funzione beta in questo modo. T uguale alla radice, questa cosa ovviamente la pappardella rimane la stessa, m fratto 2k per p per a alla p mezzi più 1 per beta valutato in 1 fratto p più un mezzo e un mezzo. Ok, non ci basta? In realtà il problema è finito di base, però siccome noi siamo masochisti, o meglio io lo sono e voi dovete subirlo, semplicemente questa funzione beta possiamo esprimerla in funzione di un'altra funzione magari un pochino più conosciuta, che è la funzione gamma. In che modo? In questo modo. Beta di m n uguale a funzione gamma di m per funzione gamma, cioè funzione gamma valutata in m per funzione gamma valutata in n fratto funzione gamma valutata in m più n. Ok, quindi in questo modo avremo funzione gamma valutata in 1 fratto p più un mezzo, scusa, sì, 1 fratto p più un mezzo per funzione gamma valutata in un mezzo. Ora, la funzione gamma valutata in un mezzo sarebbe uguale a radice di pi greco. Questo è un problema un po' famoso perché comunque la funzione gamma, grazie alla funzione gamma, abbiamo un'estensione della classica definizione del fattoriale e quindi possiamo calcolarci anche fattoriali di numeri un po' più particolari. Ecco, questa radice di pi greco ce la portiamo dentro questa radice. Sotto invece abbiamo 1 fratto pi più un mezzo
più un mezzo di nuovo, quindi 1 fratto p più 1. In sintesi, la nostra t, applicando questa sostituzione, è quindi in funzione della funzione gamma, diventa... Abbiamo quindi t uguale a radice quadrata di mp greco fratto 2kp per a alla p mezzi più 1, per questo funzione gamma valutata in 1 fratto p più mezzo fratto funzione gamma valutata in 1 fratto p più 1, k e p erano costanti positive dall'inizio. Quindi, insomma, problema di fisica classica che però può arrivare a toccare cime matematiche abbastanza alte. Spero che questo video vi sia piaciuto, era un video abbastanza buttato a caso come probabilmente il resto, tutto il canale, ecco, insomma. E noi ci vediamo alla prossima, mettete like, iscrivetevi, tutte le cose che si dicono che ormai, insomma, sono implicite. E niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!